L'Aquila ha il suo primo locale diffuso. Da un'idea di Marco Carosone e Giuseppe Cipollone è stato inaugurato il locale I Due Magi in via del Suffragio con lo sguardo rivolto a Piazza Duomo e alla bellissima Chiesa delle Anime Sante. Caffetteria, cocktail bar, un ristorante con la chef Cristina Nicola e anche alcune stanze per i turisti. L'obiettivo è ricreare un po' il clima che si respirava all'Aquila prima del terremoto, con la notte aquilana fatta di tanti piccoli locali e piena di vita. Questo locale significa, diciamo, tornare proprio nel centro storico. Io pensavo sempre di tornare in piazza dopo il terremoto, ritrovare l'atmosfera di un vicoletto, ricreare un aperitivo sul vicoletto, una colazione, un pranzetto su Piazza Duomo, cose che da città normali, noi io giro tantissimo in Europa, in Italia, tutti hanno il centro storico, il vicolettino, dove mangiare una cosetta su una piazza importante, sul Duomo e quant'altro. E questo vedevo che proprio mancava, e quindi da un paio d'anni abbiamo cominciato a prendere questa idea del vicolo, abbiamo trovato questo vicolo che è molto bello e poi è pedonale per mettere i tavolini fuori, per creare un po' l'atmosfera, quella che si respirava prima del terremoto, che l'aquilano è sempre stato attratto dal vicolo oppure dal turista che potrà sedersi, prendersi un drink su Piazza Duomo e ammirare la chiesa nuova delle Anime Sante che sarà riconsegnata. Bellissima. Tutti ci fanno i complimenti, innanzitutto perché è una cosa molto diversa dal solito, come si trova normalmente, e poi la realizzazione, l'idea, tutto quanto l'ambiente, insomma, è piaciuto in tutti i modi. Abbiamo il primo locale, la cucina, fatto tutto il rivestimento un po' particolare, i secondi poi i tavolini con i cubi e qua l'ultimo con travi, illuminazione. È stato difficoltoso questo lavoro? No, è stato un piacere, cioè bello, bello. Un'idea diversa, una proposta che certamente si distingue dalle altre, tantissime le persone che hanno voluto salutare e benedire questa nuova attività dei Due Magi. Entusiasmo, felicità e emozione, perché vedi costantemente in questa città, pur tra le macerie e il dolore, questa forza, questa energia che molti giovani, che molte persone mettono in campo, mettendosi in gioco. È un bellissimo locale. E come le sembra? È molto bello, molto chic e quindi sicuramente una buona attrattiva per questa L'Aquila, questa piazza di L'Aquila. È bel locale, molto belli i vicoli. Speriamo che sia continuo per il futuro. È una cosa nuova all'Aquila e Marco è un grande imprenditore. Veramente è tutto caratteristico, cominciando dalla parte della cucina fino sotto, il bar, tutto come è stato realizzato il legno, tutto, i tavoli, benissimo proprio. E sono stati bravissimi tutti.